che ci frega dei potago, noi ci avevo nel coatto, nel coatto, nel coatto. Buonasera nerd della notte. È sempre il vostro DJ preferito, Darkauron82, che vi sta tenendo compagnia in queste piccole ore o così oscure, in questo periodo di quarantena dove tutto il mondo è in pericolo ed è preoccupato per la diffusione di questo terribile virus. Tuttavia, noi nerd siamo in quarantena dai tempi del liceo, quando invece di uscire per farci le canne e le pinne con i motorini, stavamo a casa a giocare a Final Fantasy Tactics con le guide dei GameFAQs, perché non ci capivamo niente perché eravamo ragazzini e non si sapeva come andare avanti. Grazie, GameFAQs. GameFAQs ci ricorda un'era a cui molti di noi sono affezionati, l'era della PlayStation e soprattutto l'era di Final Fantasy VII. E finalmente, in questi giorni, proprio manco a farlo apposta, Square Enix ci ha fatto uscire il remake di Final Fantasy VII. Quella cosa che noi ci avevamo le erezioni del 2005 all'E3 per la tech demo su PlayStation 3. Molti di noi sono cresciuti. Hanno un lavoro, magari una famiglia, non hanno più tanto tempo da dedicare ai videogiochi. Ma grazie a questa quarantena hanno potuto forse apprezzare Final Fantasy VII Remake nel momento migliore possibile. Molti lo stanno già giocando, alcuni l'hanno già finito. E non c'è momento migliore, secondo me, per iniziare una bella discussione, per mettersi in gioco, per vedere le opinioni che ciascuno di noi ha su questo grande capolavoro senza tempo. Come ho nominato Final Fantasy VII Remake, subito sono cominciati a squillare i telefoni della nostra redazione. Prendiamo subito la prima telefonata. Pronto? Pronto, buonasera Darkauron, sono Barabba, ti sto chiamando da casa mia sulla Portuense. Senti, onestamente io devo dire con tutta sincerità, no? Cioè, io apprezzo che tu voglia aprire la discussione su Final Fantasy VII Remake, però mi devi spiegare che cosa c'è da dire su questo grandissimo gioco, questo capolavoro, finalmente qualcosa di giusto fatto da una società, da una software house, che purtroppo nel corso degli anni ci ha dimostrato più di una volta che non ci siamo, soprattutto con Final Fantasy. Hai ben detto, Barabba, voglio dire, alla fine se noi andiamo a analizzare gli ultimi prodotti che ci hanno deliberato, sì, devo essere sincero, ammettere che nessuno di questi è stato effettivamente al top delle aspettative di ciascuno di noi. Certo, per alcuni, per magari i fan un po' più giovani, alcuni prodotti possono essere molto migliori, ma per noi vecchiacci, ci sono certi giochi che ormai sono senza tempo e che noi vorremmo che fossero sempre così, anche se magari hanno mille difetti, anche se non sono moderni, anche se sanno veramente puzzano di vecchio. Certo, cioè infatti mi trovi d'accordo su questo. Ed è proprio qua che secondo me il remake di Final Fantasy VII è proprio una gran bomba che ci è arrivata addosso, perché effettivamente è quello che tutti noi volevamo, è tutto quello che noi cercavamo. Certo, sì. Per curiosità, Barabba, no? Cioè, non per farmi cazzi tua, però... Ma te l'hai finito sto... Allora, guarda, Darkauron, io devo dire sinceramente, sto proprio alla fine. Nel senso, ho fatto infiltrazione dentro lo Shire HQ, sono arrivato proprio alla fine, c'è stato il laboratorio di Ojo, no? Che l'ho finito proprio in quel momento, adesso stavo proprio andando su per le scale... Barabba, quindi, però, diciamo che tu, quindi, non l'hai finito. Cioè, stai alla fine, insomma. Vabbè, sì, Darkauron, non voglio dire, ormai comunque è finito, si sa che finisce lì l'episodio 1, sappiamo tutti come finisce il gioco, no? Ok, Barabba, ho capito. Senti una cosa, te fidi di me? Ah, è ovvio che mi fido di te. Fa una cosa, spegni la radio e finisci il gioco, perché adesso io prendo altre telefonate, parleremo sicuramente del finale, quindi ci saranno gli spoiler. Però mi raccomando, cioè... gioca, vedi il finale, però te prego, mantieni la calma, ok? Però Darkauron, scusa, se mi dici così io mi preoccupo, che hanno fatto, non è che, oddio, non mi dica, ma hanno messo quelle cose di Crisis Core, con Genesis, sì, magari non ci avessero messo Genesis. Guarda, non ti preoccupare, ascolta zio Darkauron, spegni la radio, finisci il gioco, mantieni il sangue freddo, no, non ti preoccupare, oppure non finisci, cioè finisci là, tanto hai detto pure te, no? Tanto lo sai come va a finire, no? Va bene, allora a posto così. Dai, su, prendiamo subito un'altra telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto, chi sei? Pronto, ciao Darkauron, sono Antonino, ti chiamo da Boccea. Antonino, detto Nino, detto Ozzinin, come quelli dell'organizzazione 13 di Kingdom Hearts, che sono un grande fan. Senti, ho
Praticamente sono volato sul telefono quando tu hai cominciato a parlare di Final Fantasy VII Remake, perché te lo posso dire subito, io l'ho finito Oh, anche in hard, me l'ho fatto megugliuni. tutte sotto questo, l'ho platinato, quindi cioè, sto qua pronto praticamente per DLC se li fanno. E quindi sì, voglio partecipare a questa discussione, voglio dire la mia su questo grande capolavoro. Bene, Antonino, quindi mi stai dicendo che con te possiamo entrare tranquillamente in un territorio spoiler, possiamo entrare in un territorio in cui possiamo parlare di quello che vogliamo di questo gioco, perché entrambi l'abbiamo finito, entrambi sappiamo quello che succede e quindi diciamo possiamo andare un po' a ruota libera, Sì, no? certo, cioè io partirei comunque dal concetto più importante che c'è cioè, tutto il gioco in sé che è realizzato secondo me in una maniera magistrale, cioè per 40 ore di storyline principale, una cosa senza fiato, io cioè le lacrime agli occhi da quanto era bello giocare il combattimento, e magie, sparamo, esplosioni, le Sì, cose, no? guarda, cioè, è inutile di che la realizzazione tecnica di sto remake è proprio di punta, cioè, tu non puoi fare una cosa più bella, io penso, con gli strumenti a disposizione attualmente su PlayStation Sì, 4. a voglia, mi Ma trovi invece per quanto d'accordo. riguarda il comparto, cioè, della trama, delle emozioni, dell'atmosfera, tu che cosa ne pensi? Perché, cioè, secondo me, io ti dico la mia, secondo me... Cioè, le prime 40 ore di sto gioco hanno fatto i primi capitoli, hanno fatto una cosa che non sta veramente, è fuori da ogni schema, che, cioè, qualsiasi cosa io avessi potuto immaginare, loro l'hanno fatta Sì, meglio. guarda, Darkauron, io sono perfettamente d'accordo con te, nel senso che comunque sia, se noi lo analizziamo nel complesso, questo è un remake che veramente è ciò che i fan volevano da anni, da anni. Come tu hai detto, mi sembra, all'inizio della trasmissione, da quella tech demo del 2005 da PlayStation 3. Esattamente, esattamente, Oxinin, mio caro. Senti, però, cioè, adesso te lo devo chiedere, no, perché io sento nel tono della tua voce comunque un'eccessiva euforia, quando sappiamo benissimo che inevitabilmente dovremmo andare a parlare dell'elefante in mezzo alla stanza, di questo remake, che onestamente per me è la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, per dire deluso No, anche, no? Darkhold, perché cioè alla fine comunque come titolo, preso nel suo complesso, preso nella sua interezza come remake, è un lavoro perfettamente ben fatto dall'inizio alla fine. Non penso che ci siano da fare chissà quali grandissime critiche, anzi, semmai ci sarebbe da fare un plauso agli autori di questo remake nello specifico. Quindi Ozzinini, cioè, a me mi pare di aver capito così da come ti sento parlare, dal tuo incredibile entusiasmo, quindi cioè, il finale per te di questo remake è... Finale è bellissimo. Che gli devi dire? Scusa Ozzinini, non ti ho sentito bene, puoi ripetere? Ho detto che il finale è meraviglioso e che non ne potevano fare uno migliore di questo. Adesso Ozzinini, scusa, no, io... Non per mancanza di rispetto, no, però questo era un remake, no? Se tu mi cambi il finale e presupponi che grazie a quel finale loro poi cambiano la storia, che Vabbè, remake Darkauron, però cioè, non è che potremmo sempre stare attaccati alle grandi glorie del passato, cioè siamo nel 2020, ma dovremmo anche guardare avanti le cose, è? Oh no? sì, io ho capito che dobbiamo guardare avanti le cose, però... Cioè, per guardare avanti le cose, fammi le cose nuove, non chiamiamo le cose vecchie e le cambiamo, cioè... Se apri un progetto che deve essere il remake di un gioco vecchio, fai il remake di un gioco vecchio. Io mi aspetto che sia un minimo fedele Eh sì, all'originale. Darkauron, però che palle, sempre le stesse cose, cioè io 40 ore di gioco, sì, mi sono divertito, ma perché Arkham Bazzista sentire le spadate, c'è cioè, stanno le esplosioni, faccio esplode mega, oh, ma che sta, ma scherzare? Ozzy, sì, abbi pazienza, anch'io mi sono divertito a menare i mostri, a far esplodere i robot, però qua stiamo a parlare di trame, tematiche, di personaggi che vengono Sì, cambiati. vabbè, Darkauron, ma stiamo nel 2020 e te vivi ancora nel 1997, ancora attaccata alle vecchie tematiche, ai vecchi drammi, ai vecchi personaggi, ma qua dobbiamo dare ai giocatori qualcosa di nuovo. Ho capito, però se volete dare ai giocatori qualcosa di nuovo, fate un gioco nuovo, non sputtanate un remake. Madonna, però quanto sei tragico, sputtanare il remake, cose hanno sputtanato, si sono invece aperti delle strade con le quali potranno cambiare magari qualcosa della trama per renderla più interessante, più simpatica, tipo che ne so. Non lo so, adesso così su due piedi non è che mi viene in mente qualcosa che È tipo che ne potrebbe. so, che non muore Aeris. Ma come Moreri, so. Ma che cazzo stai a dire? Oh sì, cioè, usano anche i sassi che muore Eris alla fine del CD1 di Final Fantasy VII. Ah, dai, no, sei cazzaro. Mi stai più a per culo, vero? Dai, dai, non è vero che Moreri alla fine dei. De, de, de.
Sì, c'è un plot point importante il fatto che muoia Eris nell'originale Ozzy. Vabbè, però allora sei uno stronzo, cioè, perché mi devi fare spoiler? È uno spoiler di cosa? Cioè, il gioco è uscito nel 1997, lo sanno tutti. Cioè, aspetta, cioè, tu non hai il giocato originale? Sì, no, cioè, può essere, magari ho visto su YouTube qualcosa, però cioè, significa che allora io non posso giudicare il remake se non ho visto l'originale. Ma che vuol dire, scusa, eh? Ma come, cioè, valutiamo il prodotto per quello che è. Per me è una figata, cioè, se combatti i robot esplodono e poi c'è, cioè, arrivare il finale, secondo me è una cosa veramente spaziale. Cioè, non puoi criticare, perché sei il solito vecchio bagucco che dice che no, perché mi hanno cambiato le cose mie vecchie. Oh, qua il mondo è dei giovani, ma non ho capito. Al di là di tutto, no, cioè, ma te ti rendi conto che se è un progetto che deve essere un remake, cioè deve essere una. Cioè, non è un reboot. Perché mi devi fare gli universi paralleli, il destino, il ma coso? Perché no, ma sono una figata. Devi far vedere che i fan vecchi sono brutti e cattivi perché cercano di tenere i personaggi chiusi nel loro... Senti, Cauro, ho capito, però, cioè, ma te ti devi anche rendere conto una cosa, no? Cioè, uno che compra il gioco, no? Che magari anche che l'ha giocato l'originale, no? Ma sai che rottura dei cazzi? Cioè, sempre la stessa storia, la storia tutta uguale, almeno così, rinfrescano, ci mettono qualcosa. Che? Aris non muore? Allora sti cazzi, no? Ma magari la storia è divertente, ma invece di giudicare, di criticare, ma aspettiamo di vedere quello che fanno, no? Ma non ho capito, perché dobbiamo sempre saltare le conclusioni? Poi comunque sia, io ritengo il fatto che il finale è fantastico. Allora, Oxylin, io già per niente dovevo un po' capire che passa di fatto te, però... Adesso io ti faccio una domanda, cioè tu però rispondimi seriamente, no? Cioè io già la so la risposta, però te la faccio lo stesso. Del finale di Final Fantasy VII Remake a te ti è piaciuto? Che Cristo, ci stanno i palazzoni che cadono e te sarti e caspa, dai, tagli in due, gli fai il culo, poi al coso enorme del Dark Side, come quello di Kingdom Hearts, oh zio, ma episodio crossover. Ciò lo sapevo. Dark Apple, ma allora vedi che sei d'accordo con me che anche dette casi con queste cose. Ah, se Ozzinin, mi spiace, mi è caduta la linea, senti... Se ancora ci senti, richiamaci, ti diamo priorità, perché qua, sia io che tutta la redazione qua della Radio Nerd 4 vogliono veramente continuare questa discussione con te e sentire la tua interessantissima e altolocata opinione in merito. E nel frattempo che ti aspettiamo impazienti, super spot per noi! Yo gamers! Questa radio è sponsorizzata da Shadows of the Raid Legends. Mi raccomando, scaricatelo, il gioco per tutti i dispositivi mobile, tutte le console, tutti i PC. Vi potete giocare, fare i vostri personaggi incredibile, levelare, fare PvP, fare PvE. Mi raccomando, scaricatelo e date soldi a noi per permettere di continuare a lavorare in questa radio. Bene amici radioascoltatori, eccoci di ritorno dopo il super spot. E mi dicono dalla redazione che abbiamo di nuovo in linea Oxynin. Se mi confermate possiamo... Ok, perfetto. Oxynin, pronto? Ci sei? Sei tornato? Sì, ciao Darkauron. Sì, sono Oxynin, sono tornato. Scusa, mi era caduta la... cioè, mi era finita la batteria del telefono. Adesso sto col telefono di casa. Perfetto Oxynin, sono veramente contento, siamo veramente contenti anche con la redazione che sei tornata con noi per finire il discorso, perché comunque lasciarlo a metà mi sembrava molto irrispettoso nei confronti dei radioascoltatori. C'hai ragione, cioè i discorsi vanno finiti, quindi io chiudo dicendo che questo remake per me è... Sì... Sì, grazie, è la parola, irrispettoso nei confronti di tutti i fan che l'hanno richiesto e che volevano una cosa, ma che insomma sono stati, diciamo, ingannati da Square Enix, da Tetsuya Nomura, da tutte le persone che ci hanno lavorato, perché gli hanno dato qualcosa di diverso da quello che gli avevano promesso. Bravo Oxynin, perché vedete ragazzi, cioè la radio serve anche a questo, uno scambiando delle opinioni con persone che la pensano differentemente dalla tua, ci possono comunque venire
dei punti di incontro e qualcuno già può anche cambiare idea e capire che magari l'opinione che aveva prima era completamente sbagliata. Giusto, Oxinin? Sì, Dark Auron, effettivamente vi ringrazio perché mi avete proprio aperto gli occhi. Volevo dire a tutti che Final Fantasy VII Remake non è un remake, è una cosa vergognosa che hanno fatto, non è giusto così. Ok, ho detto tutto, posso rivedere mia moglie adesso e mia figlia. Grazie mille Oxini per essere stato con noi questa sera, aver condiviso la tua incredibile e giustissima opinione su Final Fantasy VII Remake. La puntata del Nerd Coatto anche questa sera finisce qui. Mi raccomando, fate dei buoni sogni e se state giocando a Final Fantasy VII Remake e siete dei grandi fan di Final Fantasy VII, per favore, una volta finita l'autostrada, spegnete la console perché il gioco finisce lì.